Ciao a tutti, innanzitutto buon anno, è un po' che manco insomma dai video, dalle video review, comunque dagli aggiornamenti che faccio ogni tanto, ma in effetti, come dire, avevo anche poco, da dire, ecco, di nuovo, quindi non mi sembrava il caso di fare un video per niente. Dunque, questa mia, diciamo, review, questo video di aggiornamento barra review era perché quando ho preso la Jacobox e avevo fatto la recensione, avevo detto che avrei aggiornato il momento che mi fosse arrivato lo chalice, l'atom rigenerabile bottom feeder che in questo momento sto montando sopra alla Jaco. E così ho voluto fare. Dunque, lo chalice è arrivato dopo insomma, parecchio tempo che l'avevo ordinato insieme all'amico Dover, che ringrazio per aver seguito anche per me l'arrivo degli chalice. E in effetti è il degno completamento, secondo me, della mia box che uso più spesso e che mi dà più soddisfazione. Dunque, due cose veloci. Un promemoria innanzitutto per chi non ha visto il video prima. La Jacobox è una box varivolt e varivatt che monta al suo interno il circuito del VAMO VV e può andare sia con una 18650 sia con due 16340. E presumo anche con due 18350, non le ho in casa quindi non ho potuto fare la prova, ma con le 18650 e con le 16340 ci vado alternandole e senza nessun problema. Ha una boccetta da SML, è stata costruita da Damiano su mie, diciamo, specifiche, poi insieme a lui elaborate per poter far nascere la Jacobox. Ha i pulsanti di regolazione, quelli che nel VAMO sono frontali, li ha incastonati Damiano qua sopra, con cui regolo il voltaggio, il wattaggio nel mio caso, e tutte le funzioni appunto del circuito. In questo momento, ok, questo era in breve, insomma, cos'è la Jacobox? È fatta in ebano e in acero. Ho montato sopra lo chalice, in questo caso ho un tip mio, ma ovviamente ho anche il suo tip dedicato. E lo chalice è un atom, insomma, sarò breve in pratica perché è già stato detto tutto e di più di questo atomizzatore. Era solo un mio punto di vista. Lo chalice è un atomizzatore rigenerabile, bottom feeder, fatto da Mark Bugs e in vendita credo sul suo sito e forse su Cloud9 Wrapping, credo solo lì, ora non lo so. È un atomo appunto bottom feeder completamente rigenerabile con materiali, costruito con materiali assolutamente di prestigio, in quanto l'atomizzatore è ovviamente tutto in acciaio inossidabile e di ottima qualità e titanio, diciamo quello usato per l'impiantologia dentale, e argento per quanto riguarda il canale che porta sul liquido alla resistenza. Ora, in questo caso io ci ho montata una resistenza, ho fatto una resistenza, ci ho montata, che brutto, ho fatto una resistenza da 1,7 ohm usando io provo anche a farvela vedere, ma non ne dubito. Ho messo comunque una foto sul forum, dubito, è il terzo giorno questo qui che la sto usando, dubito di riuscire a farvela vedere, ma facciamo un tentativo, se avete pazienza con i miei potenti mezzi e lo zoom manuale cercherò di farvi vedere quanto meglio posso.
aspettate, perché qui è tutto buio, non si vede un pifero. Sì, insomma, la dovreste vedere. Incomincia a essere un pochino, con un po' di cracia, ma ancora assolutamente utilizzabile. Considerate che non l'ho scaldata ora, non ho fatto simil dry burn per pulirla un pochino. Non ho fatto nulla, eh. È così come l'ho lasciata ieri sera e adesso l'ho ripresa. È una, dicevo, una resistenza da 1,7 ohm e la svapo a 11 watt. Ok, questa è la carica residua della batteria e questa è la resistenza. Ho un liquido tradizionale, anzi, piuttosto, credo che lo vedete anche, piuttosto liquido liquido, quindi io credo che ci sia forse anche una leggera prevalenza di PG rispetto al VG. Comunque, tanto per farvi vedere, tanto la vaporosità non è che sia un dato significativo in un atomizzatore. La resa aromatica è spettacolare. Del resto, come dicono giustamente altri miei colleghi, dipende tanto dal materiale che usate, sia per la resa aromatica, sia per la bontà, del tiro in sé per sé, perché comunque se usate wick, di qualità, meglio forse quella in silice, la silica rope, insomma quella che trovate negli shop, e il filo resistivo buono, avrete una buona resa, e se siete in grado di fare una resistenza correttamente montata. Due aiuti, come ho scritto sul forum, due ragguagli per chi è proprio agli inizi degli atomi rigenerabili. Da rigenerare lo chalice è semplicissimo. Basta tenere a mente un paio di cose. Dunque, io prima mi sono interrotto, credo, scusate, ma l'orario è quello che è, e sono un po', come si dice dalle mie parti, avvelenato. Ma dunque, questa resistenza da 1,7 io l'ho fatta prendendo la wick da 2 mm, appunto silice, insomma, wick di silice, fibra di silice credo che sia, ripiegata 4 volte su se stessa, quindi ho fatto due asole, per capirci, e ho fatto le mie 4 spire o 5 a seconda dalla parte in cui guardate di filo resistivo da 0,20 nickel cromo, e mi è venuta da 1,7, subito da 1,8, poi dopo qualche minuto di utilizzo mi è andata 1,7 e si è stabilizzata. Le attenzioni da fare, appunto, dicevo, dunque, innanzitutto che le spire siano tutte aderenti alla wick, che non ci sia magari in tutte le spire una spira che è rimasta leggermente più lenta di filo, perché quella potrebbe dare una sorta di hotspot e quindi darvi un hit troppo forte. Montarla è semplicissimo, io l'unica accortezza che faccio quando l'ho montata e ho sistemato le spire cercando di lasciarle qui distanti una dall'altra, sollevo leggermente con la punta di un cacciavitino la resistenza dal forellino, da dove arriva l'afflusso del liquido, diciamo, quando sconchiamo, in modo che non lo vada a ostruire, ma che non sia neanche troppo alta, diciamo, sopra il foro, che poi possa avere problemi di irrorazione. E la alzo di circa 1 mm, facendo così, o comunque controllo che sia alta circa 1 mm, e facendo così ho una resa che è eccezionale.
il valore aggiunto grande dello Chalice è il discorso dello squonk, non ce lo possiamo negare, è quello che fa la differenza dagli altri atomizzatori, nel senso che io per quanto squonko abbondante o con violenza non avrò mai l'atomo allagato, perché come vedete le bollicine lo confermano, tutto il liquido che sale bagna la resistenza e poi viene riassorbito addirittura non rimanendo nella vaschetta ma andando a finire di nuovo dentro la boccetta, quindi avremo sempre il liquido pulito e solo quello necessario per far andare l'atomizzatore. Non sto facendo una prova di vaporosità, ma credetemi che anche con un liquido così poco vaporoso di sé e comunque molto gradevole di gusto, si ha una resa aromatica favolosa. Non ho montato liquidi 65, 75 VG o full VG addirittura in questo momento, ma credetemi. Cioè, si fanno dei nuvoloni imbarazzanti nel caso si montino, diciamo, si usino liquidi con quella densità di glicerolo vegetale. Niente, la coppiata dello Chalice, a mio avviso, funziona benissimo anche sulle box meccaniche, a volte lo uso sulla mia Italy Box, ma montato sulla Giaco, gestita da questo circuito, io ci trovo una maggiore soddisfazione. Non mi resta altro che dire che lo Chalice è un atomizzatore con un costo importante, ma dico anche che i soldi spesi secondo me sono ben spesi, perché per un amante delle box mod, bottom feeder, questo atomizzatore qui ci può permettere addirittura di non comprare più atomizzatori tradizionali e trovare la stessa soddisfazione dei nostri migliori atomizzatori, Cisco, Joyetech, eccetera, Rickenvapper, insomma, quello che usate. Io ho provato sia Rickenvapper, sia Cisco, sia Joyetech, che sono tra i miei preferiti, e vi dico che la soddisfazione che ho trovato con questo atomizzatore rigenerabile non l'ho trovata, soprattutto la resa aromatica non l'ho trovata sugli altri atomizzatori che ho citato. Quindi sono soldi ben spesi, perché poi alla fin fine, quando noi andiamo a cambiare una resistenza e l'atomizzatore torna come nuovo, abbiamo speso circa 10 centesimi più o meno. È un'ottima cosa. La Giaco, e approfitto e poi vi saluto, faccio un'ultima prova di svapo e poi vi saluto. La Giaco di per sé mi sta dando un sacco di soddisfazioni, è esattamente quello che volevo, non ha deluso le mie aspettative, il circuito del VAMO continua a fare bene il suo sporco lavoro, non mi dà cali di tensione se non negli ultimi tiri prima di segnalarmi low e segnalarmi appunto di cambiare la batteria. Questo mi succede almeno a me, che svapo intorno tra i 10 watt e gli 11 e mezzo, a volte 12 watt, io non sento cali né con la batteria 18650 né con le due batterie 16340, se non, ripeto, negli ultimi 5-6 tiri. Per tutto il resto del tempo mi dà una costanza di svapo assolutamente favolosa, era come la volevo, mi piace la forma, continua a piacermi tanto e funziona bene. Ringrazio ancora una volta Damiano perché ha fatto un ottimo lavoro, fatemi
faccio l'ultima prova di svappo e credo di potervi salutare, di aver detto tutto. Favoloso. Sono favolosi. Ciao ragazzi, ci si rivede qua sul mio canale o ci leggiamo sui forum. Ciao ciao.